il baffone Sandro Ruotolo, uno spelacchiato Piero Pelù, il mitico Roberto Salis, Guccini in fase Bersani, la dottoressa Albano di Magistratura Democratica, e Elio e le storie tese, ma non Rocco Tanica, Alessandro Gassman. Oh, mica pizze fighi, qui ci sono i migliori cervelli della sinistra italiana, tutti scatenati contro Elon Musk. Però la strategia dei nostri partigiani, e voi sapete che al tempo attuale partigiani sul Libero bisogna scriverlo con la Y a metà, partigiani più parti che, diciamo, che lotta di resistenza, i nostri partigiani con la Y si sono divisi sulle tecniche di guerriglia. Perché? Alcuni hanno detto basta, vaffanculo, Musk è un dittatore, io me ne vado! Come se poi Musk dovesse chiamarli ad uno a uno per dire dai no, per piacere Alessandro, Gassman, resta, eccetera. No. Altri dice io resto ma non posso più, quindi lo puniscono, non scrivendo, privando Musk di queste perle di saggezza che loro sanno invece se cernere, resta solo l'ostrica ma non c'è la perla, resta l'account ma non c'è la twittata. Altri ancora restano in battaglia, dice no, noi dobbiamo contendere il campo di battaglia al tiranno, siamo qui, lottiamo, combattiamo. Altri ancora sono indecisi e questa corrente è guidata da Roberto Salis che dice grande dilemma, infatti questa mattina uscite per strada e tutti si interrogano, ma che farà Roberto Salis? Resterà o se ne andrà da Twitter? Allora, il gioco di evocare la celebre scena di Eccebombo in cui l'alter ego di Nanni Moretti, Michele, cioè gli amici, che faccio? Vengo, non vengo, mi si nota di più se vengo, se non vengo, se vengo e sto in disparte, facciamo così, io vengo, mi metto da una parte e voi mi dite Michele, vieni, cioè, ecco, questa è la situazione. Pensano ancora che il mondo giri intorno al loro ombelico, ma non si rendono conto che fanno ridere. Poi, ah no, aspetta, c'è anche la quinta categoria di quelli che contano gli spiccioli, in questo caso contano i follower. Dice, ah, qui mi sono spariti 20 follower, c'è un complotto, quindi Musk la notte sta lì a togliere i follower, non so se a Andrea Vianello, a chi altri, eccetera. Voi capite che siamo in una situazione. C'era una diva del cinema muto, Francesca Bertini, che per simulare, era il cinema muto, non poteva, per simulare un mancamento e assumere una posa melodrammatica, si aggrappava a una tenda. Ecco, questi si aggrappano a una tenda. Poi c'era invece un film non muto, ma che raccontava la storia di un'attrice del cinema muto, e questo lo conoscete tutti, Viale del Tramonto con Gloria Swanson, in cui lei è ormai completamente impazzita, ha commesso un omicidio e scende dalla scala pensando che sia venuto il suo vecchio regista e la sua antica troupe per la scena decisiva di non si sa quale inesistente film e dice: Eccomi, sono pronta per il primo piano. E invece di sotto c'erano solo i poliziotti e gli infermieri arrivati per portarsela via. Questo è il caso dei nostri amici che pensano che tutto il mondo sia lì per riprenderli in primo piano in posa plastica, invece. Diciamo, o non se li fila nessuno o arrivano infermieri con le camicie di forza per portarli via. Ma voi veramente pensate nell'anno 2024 che qualcuno sia interessato al fatto che voi l'account su Twitter lo teniate, non lo teniate così così, un piede dentro, un piede fuori, eccetera? La verità è che vi andava bene il sistema degli oligarchi della rete quando era a senso unico, quando Facebook era da una parte, quando Twitter era da una parte, quando tutto era da una parte, adesso che tra virgolette si è aperto un mercato delle idee e quindi c'è Musk da un'altra parte, ma attenzione però, con un algoritmo che ha reso pubblico, quindi sostanzialmente senza censure, con un gioco trasparente. A voi il gioco non va più bene. Quindi o si gioca come volete voi e vincete voi la partita, oppure non giocate e portate via il pallone, anzi non lo portate via, lo bucate direttamente. Questo, e poi naturalmente vi chiamate democratici, è uno spettacolo.